Con il direttore generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, grazie per essere con noi. Partiamo subito, ritrovandoci nuovamente a qualche giorno di distanza dagli screening dei tamponi che sono stati effettuati a Benevento, anche in alcuni paesi del Sannio, per sapere com'è la situazione. Buonasera a tutti. La situazione in questo momento che a Benevento, nella nostra azienda, in questo momento si stanno facendo tamponi sia per quanto riguarda le varie cittadine, le varie nostre città che sono state coinvolte, quindi questa l'abbiamo fatta a Benevento e in tanti altri comuni. In questo momento devo dire che i primi risultati sono incoraggianti perché sono già stati seminati 2000 più o meno tamponi, e in questo momento c'è solo un positivo che quindi siamo riusciti quindi a scovare. È importante questa azione che faremo in modo di trovare, speriamo, poche persone positive. Questo ci farà logicamente scovare dei focolai, oppure prevenire, per meglio dire, dei focolai nel nostro territorio. Parallelamente, noi abbiamo attivato dalla data odierna proprio anche lo screening, che è previsto sempre nell'ambito dello screening della Regione Campania, per tutti i nostri dipendenti. Quindi, quando parlo di tutti i nostri dipendenti, parlo sia dei convenzionati, quindi intendo medicina generale, specialisti, anche, quindi su per tutti quanti verrà fatto, anche per i nostri amministrativi, verrà fatto in modo da dare tranquillità sia ai nostri operatori, sia alle persone che vengono da noi. E in più la terza attività, quindi veramente un lavoro immenso che stiamo facendo in questo periodo, e colgo l'occasione di ringraziare tutti i miei collaboratori che veramente stanno lavorando tantissimo. La terza attività è quella dedicata alle persone che sono rientrate. Al momento abbiamo esaminato più di 400 tamponi. Ah, e anche in questo caso risultano due positivi tra i rientrati, che logicamente stanno facendo la quarantena, sono tutti e due asintomatici, e quindi questo ci dà maggiore tranquillità per il futuro. Quindi, per quanto riguarda l'unico positivo su 2000 tamponi che sono stati fatti tra Benevento e provincia? Provincia, in questo momento non ne abbiamo altri positivi, assolutamente. Ecco, riguardano quelli fatti a Benevento o in provincia? L'unico riguarda il. L'unico è fuori provincia, Fuori. non è fuori provincia. Quindi non ha E quindi fatto. è a Morcone, è l'unico positivo che abbiamo. Ah, però è asintomatico, è sotto controllo. Abbiamo agito come qualsiasi positivo, quindi con la quarantena, l'isolamento domiciliare, abbiamo individuato le persone che sono state vicine, quindi contatti diretti, e quindi teniamo sotto osservazione, è una cosa utilissima, come Cioè, dicevo prima. che tempi ci sono per completare tutta la valutazione? Noi fondamentalmente cerchiamo per fine maggio di chiudere tutto, veramente ce lo siamo dati come obiettivo Ho di capito. chiudere tutto, però come lei sa parliamo Certo. ancora di migliaia di tamponi da fare. Certo. Veramente siamo, noi abbiamo organizzato tre postazioni per Sì. fare anche i tamponi dello screening, uno qua a Via Mascellaro, come lei ha visto, quindi Sì. con un tipo Sì. drive-in che è stato molto utile in questa emergenza, devo dire. Abbiamo attivato pure un'altra postazione a Sant'Agata dei Goti, presso il nostro laboratorio analisi, che dove andranno i nostri dipendenti di Telese, distretti di Telese e Montesarchio, e una terza postazione anche a San Marco dei Cavoti, che è un'altra posizione strategica, in particolare per i dipendenti e non dipendenti del Fortore. Ecco, per chiudere quelli di Benevento come risultati, perché ne mancano circa altri È un due, altro un migliaio, altro migliaio. però sono tutti negativi. E Perfetto. atteniamo, è un po' complesso perché, dato che ne sono tanti, ci siamo organizzati con l'Istituto Zooprofilattico di mandarla a ben 4-5 laboratori della regione. Benissimo. Quindi avere i risultati è un po' complesso, un po' alla volta ci riusciremo, sicuramente entro fine maggio chiuderemo tutto.